In marzo saranno 100 anni dalla nascita di Pierpaolo Pasolini, il celeberrimo scrittore, poeta, regista, e la Fondazione Magnani Rocca ha voluto dedicargli un omaggio particolare. Lui era in relazione con Luigi Magnani, il fondatore della Magnani Rocca, e questa relazione è testimoniata dalla presenza di libri con dedica nella biblioteca della Fondazione. La mostra trae spunto dal fatto che Pasolini, nella sua produzione cinematografica, si ispirava sempre a grandi capolavori pittorici. Le lezioni universitarie con Roberto Longhi all'Università di Bologna alla fine degli anni 30 tornano prepotentemente a partire dal primo film, Accattone, del 1960. Emerge questo gusto, ecco, proprio per la ripresa fissa, come se gli attori fossero personaggi di una pala d'altare. Anche successivamente, in Mamma Roma, di cui protagonista è Anna Magnani, è presente la grande arte, in particolare Caravaggio e Mantegna, ma così sarà per tutti i film di Pasolini, fino all'ultimo, il celebre quanto scandaloso al tempo Salò o le 120 giornate di Sodoma. Negli anni intermedi Pasolini realizzò capolavori cinematografici come Teorema, qui il riferimento è a Bacon, Edipo Re, e poi ancora il famoso Decameron, dove tanti riferimenti pittorici emergono, anche molto forti. Ecco, c'è una scena ripresa da Giovanni da Modena, un affresco in San Petronio a Bologna con i frati che vengono defecati dal demonio. La mostra presenta una galleria fotografica dei fotogrammi dei film accostati alle immagini dei capolavori di riferimento. Poi tutte le locandine originali, alcune realizzate da grandi disegnatori e fotografi del tempo, le locandine dei film di Pasolini, bellissimi costumi di scena appartenenti all'Oxac di Parma, uno in particolare va segnalato, quello indossato da Silvana Mangano come Giocasta nell'Edipo Re. E per finire, fotografie di scena che rappresentano Pasolini accanto a grandi personaggi che lui frequentò, come Totò, Anna Magnani, Maria Callas, che venne scelta come protagonista di Medea, e in Medea c'è un riferimento a Campigli. Poi ancora Laura Betti, sua grande amica, musa e fondatrice del Centro Studi presso la Cineteca di Bologna. Ecco, sono fotografie di grandi fotografi che ci fanno vedere un Pasolini proprio nel periodo della sua grande creatività, fino a quella terribile serata del novembre 1975, in cui, in circostanze ancora misteriose, trovò una morte caravaggesca sul Lido di Ostia.